È molto difficile oggi. Io non sono un rapper, io non sono giovane, io non ho tatuaggi. Io sono un ancora. Nuova Cigno Intervista, è ancora qua su Giamma Media TV. Io sono Marco Cignoli e ancora una volta ho la grande fortuna di parlare di musica con un bravissimo cantautore che è ospite qui con noi oggi, che è Nanco. Benvenuto, ciao, buongiorno. Grazie mille Marco, grazie, grazie Ciao, come stai? mille. Sto bene, dai, sta finendo l'estate, fa meno caldo e si respira un pochino di più. È vero, è vero. Tu sei in Abruzzo, giusto? Sono in Abruzzo, sì, esatto. Ok, però vedo che lì c'è ancora del sole. Qua ti posso dire che siamo quasi già in fase nebbia. Io sono in provincia di Pavia. No, poi ancora estate in realtà. Diciamo che insomma le temperature si sono abbassate di un paio di gradi ed è gradevole questa cosa. Io ci tenevo a farti raccontare l'origine del tuo pseudonimo, perché io so che è in realtà ispirato al nome di un brigante. Questa cosa mi ha incuriosito un sacco. Sì, c'era questo brigante in Lucania ai tempi, si chiamava Ninco Nanco e si opponeva all'Unità d'Italia in sostanza. Quella che poi era una cosa probabilmente non voluta da tutti ai tempi, no? C'era qualcuno che invece in realtà sarebbe voluto rimanere con la propria nazionalità, quella del regno dei Borboni, no? Sì. E niente, la storia vera alle volte non la raccontano perché chi vince non sempre dice la verità. E questo era uno di quelli che si opponeva insieme a tanti altri, combatteva affinché il regno delle Due Sicilie poi in realtà non morisse. Questo era il concetto. Ed era veramente ed era spietato questo brigante qua. Chi vince non sempre dice la verità è una frase attualissima, se ci pensi, a livello europeo in alcuni paesi succedono cose, quindi Certo. è una cosa che ancora oggi devo dire La vale storia la molto. scrive chi vince, Marco. Allora, a proposito di storia, torniamo indietro di parecchi anni. Eravamo nel 1956 quando in Belgio ci fu questa strage gigantesca, e all'interno di una miniera di carbone persero la vita 262 persone. 136 erano immigrati italiani. E so che in quegli anni, tra gli immigrati italiani che lavoravano all'interno delle miniere di carbone, c'era anche una persona a te molto cara. È così? Sì, c'era il mio bisnonno lì che io ho conosciuto e che ricordo fino all'età di, mi pare, 7-8 anni, non di più, poi è morto ovviamente per raggiunti i limiti di età. E mi ricordo insomma la sofferenza di quest'uomo anche nel salire le scale, no? Perché se non morivano in miniera, in ogni caso si ammalavano di quella che era la malattia delle miniere, la silicosi, no? Che prendeva i polmoni e che poi costringeva tutte queste persone a vivere con le bombole d'ossigeno. Insomma, la cosa che mi raccontano i miei cugini un po' più grandi, lui addirittura quando mangiavano le salsicce, qualche bambino usava togliere la pelle della salsiccia e buttarla e lui dava in escandescenza perché aveva visto la fame, quella vera, quella che davvero, insomma, non ti fa guardare lontano, non ti dà speranza e appunto ti porta a lavorare in Belgio sottoterra per un tozzo di pane ai tempi, peraltro. Lo chiamavamo nonno Belgio, lui si chiamava Domenico, no? Belgio addirittura, Nonno ok. Belgio, tutti noi nipoti, e mi ricordo gli occhi, mi ricordo lo sguardo, e comunque, insomma, sì, diciamo che un cantautore dovrebbe raccontare poi l'emozione che si vive lui stesso, no? Un'emozione vera magari, e non inventare necessariamente sempre. E mi piaceva raccontare questa emozione che è vera, perché è vissuta direttamente da me, seppur bambino. È questo il motivo che ti ha spinto a voler parlare di questo tema e di quella bruttissima vicenda? E questo è anche la mia appartenenza alla regione Abruzzo, no? Alla quale sono legatissimo, come saprai. E, in realtà la maggior parte dei minatori morti era abruzzese, di Manoppello, che è in provincia di Pescara, di Letto Manoppello, sempre in provincia di Pescara. Perché devi sapere, Marco, che lì c'era una miniera e che quando lo Stato italiano ha stretto questo accordo col Belgio, nel quale appunto si impegnava a mandare i minatori che avrebbero scavato il carbone che serviva a noi in piena crisi energetica post-guerra, lo Stato appunto cosa ha fatto? Ha preso questi che facevano i minatori in Abruzzo, li ha mandati in Belgio, come per dire, voi siete già molto esperti, no? Sono morti quasi tutti, insomma, è stata veramente una strage, ecco. Tra l'altro, pensa che abbiamo una cosa in comune, più o meno, perché mia nonna
era originaria, era nata a Lanciano, che ci vuoi Allora sì, pensare? anche tu Quindi hai una parte abruzzese, anche caro io ho Paolo. una parte abruzzese, esatto, anch'io. Mia figlia è nata a Lanciano, Ma dai, vedi, vedi, vedi. giuro. Ci accomuna questa cosa. E tra l'altro so che questo tuo legame con la terra abruzzese l'hai poi trasportato anche all'interno della canzone, perché molte delle persone che hanno lavorato a questo brano sono proprio abruzzesi, è corretto? Certo, c'è Enrico Melozzi, che tu conoscerai bene, suppongo, il direttore d'orchestra che quest'anno ha diretto Achille Lauro, i Bimbi Tattici Nucleari a Sanremo e tanti altri che adesso non mi metto a citare. C'è anche Pietro Albino Di Pasquale, che è sceneggiatore molto importante nel campo della cinematografia. E poi c'è questa cover come dire, del brano che è stato disegnato da Carulli, che è un disegnatore e fumettista abruzzese, anche lui molto attento alle tragedie del passato e a far sì che nessuno le dimentichi. Secondo te, visto che abbiamo affrontato il tema della migrazione, no? Ed è estremamente attuale, ovviamente, tra le grandi migrazioni, quelle di fine 800, primi 900, la migrazione europea del post-guerra, del dopoguerra, e invece quello che sta avvenendo adesso nel Mar Mediterraneo, ci sono dei punti in comune oppure secondo te sono dei fenomeni che non vanno d'accordo? È la fame che muove la gente. Se c'è fame c'è migrazione. È molto semplice il discorso. Se hai fame cerchi di andare a vivere dove si mangia. Valeva per i nostri e vale per quelli che oggi arrivano. Io la vedo così. Parliamo di musica. Tu hai calcato un sacco di palcoscenici, hai partecipato a tante manifestazioni, hai vinto dei premi importanti, hai aperto il concerto di Francesco De Gregori, che voglio dire è il padre dei cantautori, insomma uno dei padri dei cantautori in Italia. Certo. Però mi chiedo se hai ancora un sogno da cantautore, cioè una location in cui esibirti, un premio da vincere, una collaborazione da fare, c'è qualcosa davvero che ancora ti tieni lì nel cassetto? Allora, guarda, adesso forse ti dico una cosa che non ti aspetti. Sanremo è comunque sempre un punto d'arrivo e di partenza. Beh, sì, insomma, io mi piacerebbe molto andarci, anche perché magari mi permetterebbe anche di comunicare con più persone, di far conoscere quello che scrivo e quello che canto. È molto difficile oggi. Io non sono un rapper, io non sono giovane, io non ho tatuaggi, io sono un Mi ancora. piacerebbe conoscere la tua dimensione live. Ci sono dei concerti in arrivo, ci sarà modo di ascoltarti sul palcoscenico in futuro, Covid permettendo, ovviamente. Guarda, ti dico, mi stanno, come dire, cercando, no, per farmi esibire in più posti. Sarei dovuto essere alla festa della transumanza all'Aquila, che è una festa molto importante in Abruzzo, ma a causa Covid pare non si faccia nulla. Altra manifestazione nelle Marche, anche molto importante, ugualmente probabilmente annullata. Il mondo della musica oggi è davvero in grave crisi, a prescindere da, appunto, poi che tu sia un rapper o meno, se il Covid non ti permette di esibirti e non ti lascia la tranquillità e non la lascia soprattutto al pubblico. Insomma, questo è un periodo davvero duro per chi fa musica, per chi la fa, per chi ci lavora, per i tecnici, per tutti. Tu lo sai anche, no? Lo sai bene. Assolutamente, auguriamoci tutti davvero che le cose possano tornare alla normalità molto presto, ma per tutti, dai musicisti a chi lavora comunque come tecnico, luci, fasce, Per chiunque, qualsiasi certo. cosa nel mondo dell'intrattenimento in generale. Per finire, invitando e ricordando chi ci sta guardando che il tuo nuovo singolo è disponibile in digital downloading, in streaming, su tutte le piattaforme, quindi andatelo ad ascoltare. Io voglio chiederti invece se hai voglia di darci un consiglio, cioè una canzone che noi adesso finiamo l'intervista e dobbiamo assolutamente andare ad ascoltare. Ma della mia produzione, intendi? Cioè, No, ma intendo in generale, ma se vuoi anche della tua produzione, se vuoi in consigliarci un po'. generale io andrei ad ascoltare Acerrimo, che è il brano che racconta la mia esperienza nella Guardia di Finanza come Vasco Verde, quindi come impiegato nell'antiterrorismo, pronto impiego, nell'antidroga, è quello che mi ha lasciato la voglia di andarmene. Però sono fiero di aver fatto quell'esperienza, mi ha reso un uomo, ho tantissimi amici che sono rimasti appunto nella Guardia di Finanza, nei Baschi Verdi, e sono per me dei fratelli. Però sai, essere un cantautore, essere così diretto e sottostare a ordini, regole, non è poi così semplice. Ecco, fa No, un po' a cazzotti questa non cosa. combaciano molto le due cose, è vero, immagino. Esatto. Allora, andiamo ad ascoltarci questo brano e anche, ovviamente, Martinelli. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a te Marco, è stato un piacere. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, ricorda di mettere un mi piace. Per non perdere tutti i nuovi video di Jab Media TV, iscriviti al canale ed attiva la campanella.